Dopo l'ufficialità di Mattia Altobelli in casa Teramo si attende l'arrivo di un altro prospetto di Scuola Pescara, Francesco Carcalis. Il difensore ex L'Aquila e Maceratese dovrebbe prolungare il suo contratto col Delfino prima di dire sì al prestito con i biancorossi, raggiungendo così il suo compagno di squadra. Definito l'acquisto anche del centrocampista Davide Peterman, anche lui l'anno passato al Sant'Arcangelo, e che per posizione dovrebbe prendere il posto in mezzo al terreno di gioco di Stefano Madio, che è ancora sotto i riflettori del Latina, ma con i nerazzurri di Vivarini che ancora non hanno formulato un'offerta ufficiale. Il sogno davanti è Marco Sansovini, il centravanti è davanti ad una scelta di vita: o sceglie di rimanere al nord e accetta le lusinghe del Mantova, oppure decide di rimanere a questo punto definitivamente in Abruzzo. E a quel punto Teramo sarebbe una soluzione gradita al giocatore, che a 36 anni potrebbe ancora dare molto al reparto avanzato dei biancorossi in un campionato, quello di Lega Pro, nel quale ha dimostrato di essere ancora decisivo. A Cremona in 14 presenze ha dato segno 6 volte e sarebbe il partner ideale per Antonio Croce. Sansovini non escluderebbe Marco Guidone, anche se Lupo valuterà anche le possibili alternative nel caso una delle due o tutte e due le piste non dovessero concretizzarsi. Questione portiere. Nelle prossime ore la società incontrerà Alessandro Tonti per verificare la sua disponibilità a rimanere e a quali condizioni. Intanto si lavora su altri profili. Uno è Riccardo Melgrati, 22enne del Cesena, in prestito alla Pro Vercelli, quest'anno in campo in 4 circostanze. Altro osservato speciale è Matteo Brunelli, in prestito dal Chievo al Pisa, appena promosso in Serie B e assistito da Donato Di Campli. In casa Lanciano invece ancora poche operazioni. Rigione dovrebbe salutare i rossoneri, ci sono Padova e Alessandria sul difensore centrale, mentre il giovane Edoardo Tassi, dopo l'esperienza al Torino, dovrebbe rientrare alla casa madre frentana. In entrata piace come il bomber dell'Avezzano Lorenzo Di Curzio, che si è messo in evidenza in questa stagione a suon di reti che gli sono valse anche la convocazione nella rappresentativa di Serie D al torneo di Viareggio.